Scena 1. Jack! Mi sei l'ho infradito con le calze? Poi quando stiamo seduti vedi un po' come ti devi mettere, ci vediamo, sì. Va bene. No! Ah no! Scusa, non pensavo che urlassi, scusa. Vabbè, ok, fai pure un po'. No, vabbè, c'ho questo. C'è. No, c'ho questo che... C'ho questo che... Sei così... dolce. Vabbè, ti la faccio di TikTok pure. Seguo la moda. Sono moda di cosa? Di chi? Dei poveri? I poveri? No, di quelli con le spade che ammazzano e che ti metti i calzini con l'infradito. Madre mia. Primo mi lavo. Che ridi? Ho detto madre mia. Non provare a parlarmi, schifoso viscidone. Oh, schifoso viscidone. No. Se ne montariamo. Schifoso viscidone. No. Siamo a far ridere la parola viscidone. Ma sei tu che ridi. Palle grosse. Di nuovo. Chuck 14. Schifoso viscido. Amo. Cosa? Non fa ridere. No, non ci riesco. Dai, minchia, ce la devo fare, prima non mi ha fatto ridere. Di stasera. Lasciamo perdere, sono 30 anni che lo conosciamo e fa sempre lo stesso trucco di merda. No, no, che uno deve far finta di ridere. No, non faccio finta perché fa ridere mio zio Antonio. Fa ridere mio zio Antonio. Ti ho buttato paperino. C'è ancora il prezzo attaccato. L'ultima, amo? Tu sei. Ma tu? Però calmati, prima di tutto mi hai pure sputato, per non parlare a tua fratella mattutina, che è veramente considerevole. Ma cosa c'entra? Scusami. È veramente considerevole. Mamma mia, è una cosa veramente indecente! A parte io l'avevo tirato ieri. E poi... Con questa puzza! Vuoi che mi esploda nei polmoni? Dì la parola piedi. Magari, cioè, immaginati se divento uno zombie anch'io e anch'io vado a mangiare i vivi. Dovrebbero fare un gioco così, eh? Posso leggere in santa pace? Mimo, ti sto aprendo il mio cuore! Che... Ma cosa? Io ero un antisgamo. No, questa è sempre un antisgamo, solo la faccia di cambiato. Ma come no? Mi è arrivato il tanfo! Sì, che esagerazione, il tanfo! Poi l'ho appena sganciato, no? Che già Tu i carciofi la sera non li devi mangiare, Dio santo! Minchia, spari certe robe che si... Ma chi è che fa finta di ridere? Ma tu hai finito la crepa pele con la cenzia Antonio? È arrivato Brini, è arrivato! A me non fa ridere un cazzo, no, con si zio Antonio! Oh, con mio zio Antonio non è... Non mi sento meno, Se tu mi amassi davvero, ti laveresti i piedi. Amo, ma che cazzo c'entrano ancora sti miei piedi? Saranno i tuoi che puzzano. No, no, non ridere. Ma poi il divorzio. Ma il divorzio. Pure. No, amo, minchia, era perfetto. Il divorzio. Allora, adesso che posso dire?
Il divorzio! Scusa, non... Allora, se tu la sera mi fai carciofi al forno con le patate le... E tu la sera mi fai carciofi al forno. No, stavo andando bene, è entrato nel personaggio. È colpa mia se il medico ha detto che hai bisogno di mangiare fibre, se no non caghi! Ed è colpa mia se io scorreggio come un vapore. Non è che sono una pecora, mangio l'erba, se non cago. E dice che non cago il dottore, mica io se scurre. No, dai. Dio, se mi fai così con la mano. Mamma, non cago, sì. Aspetta, non ho capito dove abbiamo ripreso. A patate adesso già il letto. Si mette la mano nello stomaco e sembra che riesce a fare. Ma che trucco di magia è? Cioè, ma figata, la gente deve far finta di ridere, pagano. Ma cosa pagano per deriderlo? Lo pagano. Che trucco di magia è? Che fa Antonio, schifo. È un'eminenza. Ma che... è un'eminenza. Drammatizza questo. È il divorzio. Chiamiamo i carabinieri, no? Così va più ridere. Chiamiamo i carabinieri, no? La protezione civile che porta le cali... No, è mo... così devo dire. Io, ok, vado. Che bel buongiorno al profumo di merda per cominciare la giornata. Che bel profumo... No. No. Ma... togliendo questi dettagli. Perché non è più infradito per quelle ciabatte? Perché ho pensato a quello che devo dire. Ma certo, quando vado al cesso lo sfondo, eh. Scusa. È un avvertimento, eh. È colpa mia se il medico ha detto che bisogna mangiare le fibre, se no non caghi, tra l'altro. Che c'è? Vabbè, vai avanti. Ecco. Aspetta, devo ripetere, perché come la sto prendendo fa ridere. Che bel buongiorno al profumo di merda per cominciare questa giornata. Sì, sarà pure bellissimo, buonissimo. No! Che bel buongiorno al profumo di merda. Questo... come? Che bel buongiorno al profumo di merda. Era giusta pure la frase. No, ma cagare. Vaffanculo. Lì dietro un albero c'è un barbone ubriaco. Hai bevuto? Non hai bevuto, mi hai detto. No. Sono due giorni. Ascolta. Sono diverso. Prima perché c'ho le calze con l'infradito che dici che non le usa nessuno. No, ma no, dai. Perché ridi? Lica, primo perché c'è... Dai, mo! Scusa, era venuta bene perché ho alzato il piede. Dai, alzo il piede. Secondo, conosci un altro che scurra e crepa le pareti, che fa vibrare tutto il palazzo. Ti ricordi il mese scorso la vicina? Dai, mo! Fa vibrare tutto il palazzo, scusa, non devo dire. Sai che ti dico, vado. E non perché me lo dici con quei due occhi da cerbiatta. Perché ti sei messa? Dai, dai, non lo faccio bene. Però che devo dirlo così, ma che fa ridere. Vabbè, guarda, sai che cosa? Ma fa come cavolo ti pare. L'unica cosa che adesso devi fare... Oh... Scusa, che io sto immaginando me che ti guardo con lo sguardo persissimo. Lo prendo la valigia e me ne vado di casa. Sì, ma per una scura, per la valigia se ne va a forum, chiamiamo. Andiamo in TV e a scorreggiare. No. Forum. Praticamente, andiamo a forum e il mio ragazzo scorreggia. Il mio ragazzo scorreggia mentre io leggo It. Dai, amore. Sai che ti dico? Vado. E no. Porco due. Perché mi viene in mente che ti faccio così, allora mi fa ridere. Ma lo facciamo, eh? Sai che ti dico? Vado.
E non perché me lo dici con questi due occhi da cerbiatto. Cazzo, ci mangiano tutti i prati dell'universo. Poi, cioè, ogni volta vado al cesso, però che lascio lo disintegro. Ma dai! Ma tu stai a ridere! Però quella frase devo dire! No!